Ciao a tutti, io sono Lenny e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi nuova recensione. Parliamo di Dietro i suoi occhi, thriller psicologico di Sara Pirnoboruf, scusate la pronuncia, edizione PM, lo trovate a 10 euro e ha la bellezza di 355 pagine che si leggono con una suspense assurda, un loop mentale incredibile. Secondo me è un thriller che va sicuramente provato. E letto fino alla fine ne vale assolutamente la pena. Parliamone un pochino, partiamo dalla trama. L'ho visto una sera, si trova in un bar, a pimiciarsi con un uomo, con David, che in realtà è un uomo sposato, ma questo lui se lo scoprirà in seguito e scoprirà anche chi sarà il suo capo. Luis inoltre conoscerà poi la moglie Adele di David. E stringeranno un'amicizia, ma solo in seguito, solo più avanti, vedendo l'atteggiamento un po' strano, di Adele nei suoi confronti, soprattutto nel rapporto, tra David e Adele, che non è un rapporto di matrimonio, come tutti gli altri, no? È un po' con la puzza sotto al naso e da lì Luis scoprirà del passato di Adele e anche di David, ma principalmente di Adele e scoprirà delle cose sciocco basita proprio. E questi segreti, ragazzi, Adele se li porta fino alla fine. È solo negli ultimi capitoli che Luis scoprirà il segreto di Adele. Anzi, non lo scoprirà fino in fondo questo grande segreto, ma capirete proprio dietro i suoi occhi di Adele. E quando leggerete nella costina, diciamo, la trama, dovete crederci assolutamente quando dice: Adele nasconde a tutti quello che accade nella sua mente, là dove nessuno può spiarla. E ragazzi, ragazzi, questa frase è il culmine di questo libro. Vale assolutamente la pena leggerlo. Ti tiene incollato dall'inizio alla fine. Lo stile di scrittura è molto semplice, nonostante appunto tutti i particolari, tutte le cose che ti dà l'autrice, questa freddezza, questa cosa malata di Adele, perché è malata, no? Non è uno spoiler, comunque, perché viene detto dalle prime pagine del libro. Lei è malata e quindi questo atteggiamento di possessività verso David e questo atteggiamento nel farlo passare come un uomo violento è poco credibile. E ragazzi, cioè, nonostante appunto questi temi, questa cosa, lo stile di scrittura dell'autrice ti fa entrare dentro questa cosa, ti fa entrare davvero nella mente di Adele e di Luis. E nonostante appunto sia molto semplice, molto fluida come storia, quindi si entra proprio bene dentro la storia e dentro le menti delle due protagoniste femminili. E ragazzi, dovete stare attenti a tutti i particolari, a tutti i personaggi, anche quelli che sembrano insignificanti, perché è proprio quel personaggio più insignificante che poi farà il segreto più al culmine di questa storia. E ragazzi, l'ultimo capitolo, io non lo so che cosa ho letto nell'ultimo capitolo. Però una cosa, ecco, se devo dire una chicca, una critica un po' negativa, è che parte un po' così, no? Perché dobbiamo ancora entrarci nella storia, nelle menti, che è quello che poi ci serve nella storia di Adele e Luisa. Luis, scusate, qua è l'ora, soprattutto il finale di questo libro che mi fa un po' così. Comunque, è un po' lento nei primi capitoli perché appunto dobbiamo ancora entrare bene nella storia e appunto nel mistero, no? Nel segreto di Adele. Dobbiamo scoprire qual è questo segreto che l'autrice ci rivelerà solo alla fine, solo negli ultimi capitoli, nelle ultime 20 pagine.
scopriremo appunto questo gran segreto. All'inizio pensavo che il segreto di Adele si girasse, diciamo, girasse intorno a un evento del suo passato, che ci viene rivelato quasi subito dall'autrice, perché lei fa una storia, diciamo, del presente, quindi quella di Louise che si incontra con David e con Adele, e poi una storia non parallela, ma del passato di Adele, e racconta appunto passo passo tutti quegli eventi più importanti del suo passato. E io pensavo appunto che questo gran segreto girasse intorno a questo evento che ci viene rivelato quasi subito del passato di Adele, ma ragazzi, in realtà il segreto è solo alla fine. Voi non ci potete credere? Non ci crederete arrivato alla fine? E io ho letto gli ultimi 20 pagine, letto gli ultimi capitoli, io ero così, poco cosa ho appena letto, non ci ho capito niente. Dovete rileggere l'ultimo capitolo non so quante volte per capire effettivamente che è vero, perché io non ci ho voluto credere. Ho riletto l'ultimo capitolo 2 o 3 volte per capire effettivamente se quello che stavo leggendo era vero, perché non ci volevo neanche credere che potesse essere quello il finale, quello il segreto. E cosa è la fine? Lascia un po' spazio all'immaginazione, non so se ci sarà una cosa dietro, un seguito, scusate, io non so parlare stasera. Non so se c'è un altro libro dopo. Questo libro è del 2017. Non lo so se ad oggi esiste qualche altro romanzo che conclude la storia. Non credo, effettivamente, però dovrei informarmi. E ragazzi, cioè, è una storia assurda. So che ci mette un po', ci metterete sicuramente un po' a entrare nel vivo della storia, che diciamo si inizia a vedere, diciamo, non proprio la metà, però un po' prima della metà, perché c'è questo desiderio di scoprire qual è il segreto di Adele, perché si comporta così e perché sta cercando di giostrare il marito in un certo modo e perché sta cercando di usare Louise a suo piacimento e perché appunto è importante la mente, perché non vuole farsi penetrare, tra virgolette, nella mente. Ragazzi, è una storia bellissima e che vi tiene sulle spine, poi letta appena dopo Halloween è ancora più bello. Io lo consiglio ovviamente in tutte le stagioni dell'anno, in tutto il periodo dell'anno, ma io ho associato questo libro, diciamo, post Halloween, non chiedetemi perché, ho associato questo libro post Halloween a questo periodo, diciamo fine autunno, inizio poi dell'inverno, però potete tranquillamente leggerlo in qualsiasi periodo dell'anno, non so, forse questa copertina un po' scura con questo blu, con questi occhi, e credeteci che è veramente dietro i suoi occhi tutta la storia. E credete a tutto quello che c'è scritto, perché è la pura verità. Se poi andrete a leggere questo libro, lo scoprirete. Comunque, ci sarebbe tantissime altre cose da dire, ma cadrei nello spoiler. Quindi io concludo qui questa recensione. 5 stelle su 5, non potevo dare di meno, e anzi, se potessi darei più stelle possibili a questo libro. Comunque io vi consiglio di leggerlo, di provare a leggerlo, entrare nel vivo di questa storia, provateci perché ne vale assolutamente la pena, vale assolutamente la pena. Questi 10 euro vale tutti, anzi, se io avessi saputo la storia prima di comprare questo libro, se l'avessi letto prima di comprarlo, forse avrei speso anche 15 o 20, insomma. Comunque, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete letto questo libro, se avete intenzione di leggerlo o comunque fatemi sapere i vostri pareri, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Oh, 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 oh